c'è scritto? L'azienda sanitaria ci invita a fare il test per la prevenzione del tumore del colon retto. Ma noi stiamo bene. Lo sai che il tumore del colon retto spesso non dà sintomi. E allora? C'è scritto che tramite un test gratuito e semplice da fare a casa è possibile scoprire formazioni benigne che possono diventare tumori. Bene. Sarebbe opportuno farlo subito questo test. Eh sì, facciamolo. Se hai tra i 50 e i 69 anni, rispondi alla lettera dell'invito della tua azienda sanitaria. Fai il test. Per questa indagine non serve il commissario, serve tu. Campagna informativa sullo screening per la prevenzione del colon retto nella provincia di Ragusa, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Sacintro, candidato al Senato. Pare che lei sia solo semplicemente uno sportivo, magari con un rapido curriculum potrebbe, non so, far capire alla gente cosa lei è a Ragusa e cosa rappresenta. Io, pur essendo di estrazione sportivo, ho giocato per tanti anni e probabilmente la prima spinta per l'elezione a consigliere comunale mi fu data così dal mondo sportivo. Nei fatti io mi sono occupato di tante altre cose e farò un esempio per tutti. Io la prima esperienza l'ho avuta come assessore alla pubblica istruzione e allo sport. E nel settore della pubblica istruzione io ritengo, chi mi ascolta, le insegnanti, chi appartiene al mondo della scuola, sa quale tipo di impegno io ho messo in questo settore. Dottor Toti Piazza, candidato al Parlamento nazionale. Spessissimo nelle discussioni che avvengono, anche le più accademiche, le più diciamo disinteressate, si sente questa quasi una richiesta assillante, come un moto che viene dalla gente dopo 40 anni comunque, che sia necessario il cambiamento. Quest'anno si sia ripresa la iniziativa che stamattina viene inaugurata. E anche quale manifestazione realizzare che risponda alla necessità di un lancio nazionale del comune e della provincia e nello stesso tempo vada condotta una ricerca. Giù, per esempio, in ultima fila c'è un signore che ha molto più di 15 anni, è venuto lo stesso a vedere il nostro spettacolo. Io vedo che qua ci sono dei bambini bellissimi, io scendo fra voi per sentirmi. Ecco, tu per esempio come ti chiami? Andrea, che classe fai, Andrea? La quinta. Ecco, Andrea, noi questa settimana tu verrai ogni sera, ecco, noi diventiamo subito amici, così gestiremo insieme questo spazio. Qua c'è un'altra bimba bionda che si chiama questa è una delle prime che è arrivata stasera, come ti chiami? Io mi chiamo Aldo Carboni, questo voi l'avete letto sul volantino, io ve lo ripeto così a viva voce, e sono quel poveretto, insomma, che dovrà fare da conduttore a questo spazio. Comunque, come dicevo poco fa, sono anche molto contento, perché io lavoro con i bambini anche a scuola e li ho scelti proprio questo spazio, infatti l'ho chiesto io all'assessorato turismo e spettacolo del comune di Ragusa e della provincia, proprio perché volevo stare vicino ai ragazzi anche durante questa manifestazione, in questo momento di gioia per tutti noi. A proposito, volevo dire due parole riguardo a questa Ragusa, e adesso credo che lo state aspettando tutti, lo so, il momento dello spettacolo. Io salto su il palcoscenico e annuncio l'ospite di questa sera. E allora, cari ragazzi, thank you.
Thank you very much. Visto come sono bravo. Ora guardate, no, sempre musica, please. Sempre musica, please. Io ora il fazzoletto rosso lo faccio diventare verde. Guardate qua. Rosso, è rosso, vero? Ora diventa verde. È diventato bastone. Io questo numero l'ho fatto anche in televisione, perché io per ora sto lavorando per la televisione. Praticamente devo pagare l'ultima rata e poi la televisione è mia. Io però devo dire che sono un artista molto conteso fra la RAI e Canale 5. Però Canale 5 vuole che io lavori per la RAI e la RAI vuole che io lavori per Canale 5. E io sono in mezzo a una strada. Thank you per la musica, thank you. Ora chiamiamo una persona del pubblico. No, tu, anche tu, anche tu. Ecco, facciamo un bel applauso per l'amico nostro, come ti chiami? Giuseppe. La mano, deve essere scalzo, furbo, subito. Abbiamo insieme a noi, fortunatamente, poiché ci troviamo ancora nella struttura dell'istituto del sovrappratico, il responsabile dei servizi veterinari, il dottore Turlani. Attualmente noi abbiamo una situazione di eredità storica che è veramente penosa, in termini di organici, di mezzi, di possibilità di intervento e di stanziamenti in bilancio. I servizi veterinari sono stati fagocitati nelle strutture dell'OSL che hanno depresso la funzione di sanità pubblica veterinaria, come lo hanno fatto per quella di sanità pubblica e igiene umana, tutto a vantaggio di una elefantiesi di altre strutture tipo quelle ospedaliere. Stamane gli studenti hanno sfilato per le vie di Ragusa, come mai? Perché come tutti sanno le scuole è da anni che si parla, si dice che devono rifarsi le strutture scolastiche, si devono rifare i programmi, si parla di rinnovamento e invece non succede niente. Ogni anno noi torniamo nelle scuole e troviamo gli stessi problemi che abbiamo lasciato l'anno prima, strutture scolastiche poco adeguate, inutile parlare, cioè utilizzare le parole grosse, ci sono i servizi igienici che sono in gran parte delle scuole mal ridotti, e c'è gente che fa lezioni in palestra. Come sappiamo ci sono stati doppi turni alla ragioneria, insomma le condizioni non sono delle migliori, questo si sa. Poi quest'anno si è ripreso il problema dell'elezione del rappresentante d'istituto, che l'assessore regionale ha deciso di bloccare anche quest'anno le elezioni perché hanno dei problemi all'interno della regione e stanno aspettando insomma una delibera eccetera eccetera, e quindi è inutile ripetere sempre le solite cose. Noi cerchiamo di farci sentire nell'unico mezzo che abbiamo è questo, di manifestare così, di girare per le strade, di farci sentire. Ovviamente siamo accusati dai professori, dagli adulti in generale, che nessuno ci ascolta, dai presidi soprattutto, che facciamo una stupidaggine, vogliamo fare soltanto queste manifestazioni per mangiarci un giorno di scuola, per evitare le lezioni eccetera eccetera. Ora è logico che, dato che loro rispondono che abbiamo le assemblee per parlare dei nostri problemi, ma come si è sempre visto le assemblee non servono, non sono servite e non serviranno, perché le parole rimangono all'interno di un istituto e non sono conosciute al di fuori della scuola stessa.
E quindi è logico che l'unico modo per parlare, per gridare, perché qua si parla di gridare, è questo, è nient'altro. Io ho finito. Ehi, vedo.